Allora, niente, ancora una volta abbiamo assistito ad una partita combattuta, avvincente, a conferma delle parole spese nei giorni precedenti, anche dopo gara 1, hanno un valore oggettivo, perché queste due squadre più o meno si equivalgono. E quindi niente, un'altra partita dove onestamente oggi rispetto a gara 1 secondo me andare ad analizzare gli aspetti tecnico-tattici è un po' più difficile, perché è stata una partita dove soprattutto nella parte finale, nel secondo tempo, le squadre si sono gradualmente disunite e quindi si è visto più la generosità, la capacità nei vari momenti cruciali della gara di fare delle giocate importanti, magari anche al di fuori degli schemi, al di fuori delle situazioni costruite. Personalmente sono molto contento di come abbiamo approcciato la gara, per la qualità del nostro gioco. Purtroppo però non siamo riusciti, secondo me, a prendere un vantaggio che dal punto di vista del gioco magari avremmo potuto prendere, perché continuiamo a soffrire la transizione di Roma, che fa di questo aspetto una parte importante del proprio gioco, soprattutto quando, come era successo in gara 1, trova alte percentuali in alcuni momenti della partita, diventa difficile contenerli, anche se è chiaro che noi da qui alla fine dovremmo cercare di limitare il più possibile questa loro caratteristica. Nel secondo tempo, ripeto, l'abbiamo fatto un po' meglio, magari sono scese le loro percentuali. Però al di là di tutto, guardando esclusivamente la prestazione della mia squadra, devo dire che questi ragazzi ancora una volta hanno regalato un qualcosa di speciale ad un palazzo che oggi a un certo punto era un palazzo di quelli seri, di quelli veri, dove si fa fatica a sentire il fischio degli arbitri, e abbiamo tutti insieme creato un'atmosfera magica. E riuscire a vincere una partita chiaramente, come dire, definita poi da singoli episodi, mettendo a rimbalzi, a tiri sbagliati, a ultimi possessi, vedi la nostra rimessa per vincere la partita, comunque molto bello. E un'altra cosa che voglio esaltare è che questa squadra ancora una volta riesce a vincere facendolo attraverso il gruppo, perché per una squadra come la nostra, perdere per infortunio un giocatore come Marx, un giocatore importante, e trovare all'interno della squadra risorse alternative è qualcosa di speciale. Ma personalmente io non ho avuto dubbi quando all'intervallo il giocatore mi ha detto di voler provare a rischiare, il fisioterapista ha detto proviamo, ho deciso io di non farlo giocare, perché i playoff sono una strada lunga e non volevo rischiare oggi di perdere Marx, magari giocando su un infortunio di cui non conosciamo oggi l'entità, ma perché sapevo che specialmente in casa avremmo potuto trovare le energie nervose, la capacità di aiutarci, di fare qualcosa in più, ed è quello che ho chiesto ai ragazzi quando siamo rientrati in campo. Così è stato, con dei protagonisti che continuano ad alternarsi, ma questo fa parte della storia di questa squadra durante tutta la stagione, e quindi c'è grande soddisfazione. Adesso chiaramente siamo stanchi, come sarà stanca Roma, però abbiamo l'entusiasmo di questo 2-0 che ci portiamo dentro, che ci aiuterà a recuperare le forze. Andremo a Roma, dove sicuramente Roma proverà ad imporre il proprio fattore campo, però andiamo anche con la serenità di una squadra che quest'anno fuori casa ha sempre fatto bene, che sa vincere fuori casa, ha una squadra che nella regular season credo ha il migliore o il secondo miglior percorso esterno del nostro girone est, che è un girone di tutto rispetto, con 7 vittorie, a cui aggiungo 2 partite perse sul tiro finale e 2 partite perse a supplementare. Quindi parliamo di 7, 4, 11 gare su 15 dove noi abbiamo vinto, siamo stati competitivi per vincere la partita. Quindi questa cosa ci deve dare la forza, la serenità di affrontare una partita alla volta, così come abbiamo fatto adesso. Roma, riconoscendo che Roma farà di tutto per metterci in difficoltà, ma con il coraggio di farci trovare pronti.
Max è una contusione, un problema muscolare? Ah, questo non lo sappiamo. Oggi è un qualcosa che è nel mezzo, è una botta che però lui un po' sente tirare. In quale zona? Quadricipite? Sì. E quindi oggi non sappiamo, ed è il motivo per cui non ho voluto rischiare, ecco, perché magari una botta avrebbe permesso al ragazzo di giocare, se fosse qualcosa in più magari non lo è, vediamo. Ok, grazie.